Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge che modifica le norme sugli sfratti dalle case popolari per morosità incolpevole e sospende i procedimenti in corso per permettere a comuni ed enti gestori di valutare le singole posizioni. L'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia ha svolto una comunicazione in aula sull'inquinamento atmosferico e ha annunciato un nuovo piano di qualità dell'aria con provvedimenti strutturali. Al termine si è aperto il dibattito con l'intervento di tutti i gruppi. Nella pausa dei lavori del Consiglio sono state ricevute a Palazzo Lascaris 3 delegazioni, i sindaci di Borgaro, Caselle, Leini e Settimo sul comune di Mappano, alcuni rappresentanti degli stabili ATC di Torino per anomalie sul consumo dell'acqua e le organizzazioni sindacali di Eurofili, oggi in liquidazione. Grazie a un protocollo di intesa siglato tra i Musei Reali di Torino e il Consiglio regionale del Piemonte, torna a splendere a Palazzo Reale la cappella privata di Carlo Alberto, realizzata da Pelagio Palagi tra il 1837 e il 1839. È stata presentata al Polo del Novecento di Torino la banca dati del Partigianato Meridionale, che ricostruisce i percorsi biografici di un centinaio dei quasi 8.000 partigiani meridionali che presero parte alla Resistenza in Piemonte. Una targa è stata posta in via Po a Torino in memoria di Roberto Crescenzio, lo studente lavoratore morto per le Molotov che incendiarono il bar Angelo Azzurro il 1 ottobre 1977. Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza dell'Assemblea, il vicepresidente Nino Boeti. Fino al 29 marzo all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino è allestita la mostra fotografica Sognando casa, gli ultimi testimoni di un Tibet libero. Realizzata dal fotografo Samkil Delek, figlio di esuli, e curata dall'associazione Free Tibet Italia Onlus.